Ciao ragazzuoli, sono qui con voi oggi per mostrarvi la mia spesa perché ho visto che è un trend che va molto su YouTube e io non ho niente da nascondere, quindi perché dovrei nascondervi la mia spesa? Cosa acquisto nella mia Belgian life? Quindi di cosa si nutrirà questa donna? Spesa fatta da Aldi. Quando io stavo in Italia non ho mai sentito parlare di Aldi, ma adesso mi risulta che esiste Aldi pure in Italia. Oppure semplicemente Aldi c'è sempre stato in Italia, ma non dove abitavo io? Fatemi sapere. Quindi ecco, incominciamo subito con le cose surgelate, se no mi si sgelano ed è un quesito. Tra l'altro il sacco, non so che è successo, ma è tipo sporco di detersivo dei piatti che ai tempi del Covid può pure fare comodo, però insomma, non è proprio il massimo della vita. Che cosa ci sarà in questo sacchettone? Allora, per prima cosa, il croissant, perché la mattina a volte mi garba mettermi nel forno il croissant. Vado un po' a periodi questa cosa, ovviamente, perché dopo un po' mi stufano, però ogni tanto, ogni tot me li ripiglio. Fragole surgelate, perché questa frutta surgelata per l'estate secondo me è tipo un must have. Pesce surgelato anch'esso. E voilà, altro pesce surgelato. Che fra l'altro il pesce surgelato è veramente comodissimo, cioè a volte la sera non so che fare, comunque di giorno penso alla cena, non so cosa fare. Tiro fuori due o tre pezzi di pesce surgelato e la cena è quasi risolta, insomma. Fragole, chiediamo delle fragole fresche, perché non erano abbastanza quelle surgelate. Mi sono fatta uno smoothie che era la fine del mondo l'altro giorno. Fragole, latte e una banana, insomma, una sorta di milkshake buonissimo, raga. Neanche un grano di zucchero ho dovuto aggiungere, era favoloso. Quindi, dato che mi sono comprata un nuovo mixer perché l'altro l'ho disastrosamente distrutto, vi presento il mio frullatore che è praticamente come quello della casa di Barbie. 3, 2, 1, preghiamo il Signore. Il mio frullatorino della casa di Barbie si è spaccato, cioè mi ha lasciato a piedi a metà del lavoro. Questo nuovo mixer frullatore che ho comprato è veramente una bomba, quindi quest'estate mi farò 1000 smoothies, è tipo il mio feticcio dell'estate. Poi abbiamo latte 3 litri. Mi è uscita male. L'avevo fatto al contrario. Queste perché penso che qualcuno che vive in questa casa le apprezzerà moltissimo. Le mie bambine. Eppure io non li sdegnerò di sicuro. E proseguiamo! Ecco i broccoli. Io e la verdura siamo due mondi diametralmente opposti che non. Ma uno dei lati positivi di avere dei figli è che siccome devi fare da mangiare quel sane per loro, mangi meglio anche tu, quindi broccoli. Pomodorini, una delle pochissimissime verdure che mi piacciono, ma che mi piacciono da tipo un mese, cioè prima non li consideravo minimamente. Io e mia figlia ce li mangiamo in 2 secondi. Farina del pane per la macchina del pane, cereali for the breakfast, patate, una patata belga in primo piano. Vast Kokend, cioè quelle che sono, perdonate probabilmente la pronuncia pessima olandese, comunque le patate qua sono divise in due categorie, o le patate per il purè o le patate per le patatine fritte. Queste sono più la tipologia che va meglio per il purè. Pesche, perché ora è la stagione di tutti questi frutti un po', a me piacciono di più albicocche, ma vanno tipo a ruba, non le trovo mai. Cipolle! Anzi, ci terrei a sottolineare bio cipolle, ragazzi. Di solito me ne fotte sega del bio, però queste erano un buon prezzo. Coppa, una cosa che adoro di Aldi sono questi salumi, veramente costa tipo 1,50 euro, 1,60 euro sta cosa. E sono 80 grammi, però di un salume buono, insomma, la coppa.
sono anche altri salumi italiani e non solo a questi prezzi qua, quindi direi interessante. Grana padano già grattugiato perché c'è bisar culo. Bene! Poi ho preso un'altra confezione di farina per il pane, che ogni confezione vale per un panetto, si chiama così, per un panone, per un panino da... per un pane da 500 grammi, ecco. Quindi in tutto per questa roba ho speso 41 euro. Imbeguglioni, signora mia. Questo è ciò che io acquisto più o meno abitualmente, poi ovvio, cioè varia un po' di settimana in settimana, ma poi avrete notato che non ho comprato carne nella mia spesa, ma per il semplice fatto che da Aldi non c'è, quindi l'acquisto diciamo in un altro posto. Ok ragazzi, questo era tutto dalla mia spesena, più o meno settimanale, sì, diciamo così. E vi saluto e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!